Salve! Sono stato invitato da Hugh Hodler a fare una gita su un grosso veliero per il Golfo di Napoli. Insieme a me c'erano anche altri content creator del mondo cripto, ma io ne ho approfittato per intervistare il capitano con l'intento di scoprire quanto possa costare un'imbarcazione del genere e soprattutto quanto ci si possa guadagnare. Senza dilungarci troppo, però, direi che è arrivato il momento di presentarvi Luca, membro dell'equipaggio, che ci ha gentilmente fatto fare un tour per scoprire tutte le aree della nave. Come potete vedere, ci troviamo qui nel Golfo di Napoli. Bellissimo Vesuvio di sfondo. Non perché sono di Napoli e napoletano, ma credo sia uno dei panorami più belli che possa esistere. Ti chiedo, dato che io sono poco esperto, se ci puoi per favore illustrare la barca. Certamente. La parte dietro da dove ci state vedendo, praticamente la parte dove si salgono gli ospiti. Ok. Questa è la nostra passerella. Si può salire sia da terra da questa passerella oppure dalla sinistra della nave dove c'è la passerella che adesso arriveremo. Da lì, come potete vedere, c'è la pancia di comando, mentre più avanti ci saranno gli altri 36 metri da lì, visto che ne sono 40. Qui giù è il cuore della sala macchine, o meglio la sala motori. La sala. Vi do un piccolo sguardo, dove si scende giù, vedo già si sentono i rumori. Voi praticamente per mettere in moto la nave dovete passare. Scendere prima giù in sala macchina, aprire le varie valvole e poi dare il via dalla sala. Bello, emozionante, è un po' come nei film praticamente. Questa è la scaletta laterale che mi dicevi parlavamo prima. Adesso sta alzata perché logicamente siamo in navigazione. Adesso, visto che questa è una gita turistica, abbiamo l'allestimento è quasi un po' pago, modo in cui i passeggeri si possono rilassare. Più avanti vi porto a vedere la prua. Questo invece è il ponte. Questo è il ponte che viene in gergo marinaresco viene chiamata la coperta. La coperta. Ti spiego, sopra viene chiamata la coperta e giù sotto coperta. Mi sento come Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi, ma prima che diventasse capitano, cioè nei film che non sono mai stati realizzati, tipo quando faceva il mozzo praticamente. Qui davanti, solitamente qui dove vengono a fare Jack e Rose, dove tutti si vengono a fare... Jack sta volando. Ormai è la prassi quotidiana. E davanti c'è anche dove c'è l'ancora. Quella serve nelle manovre quando faremo l'ormeggio, oppure ci fermiamo come siamo fermati prima in mezzo al mare, in modo così da poter fermare la nave. Se venite con me vi faccio vedere. Ragazzi, scusa, stiamo facendo un video per il videomaker, l'amico nostro. Questi praticamente dove diamo fondo all'ancora. L'ancora non la potete vedere perché sta nel laterale, praticamente sta nella parte alla parte. Quanto è lunga e quanto pesa l'ancora? Un'ancora come quella dove la di quel signore pesa circa 225 kg. 225 kg. Mentre poi la catena a seconda si può mettere, variano da 150, dipende anche dal tipo di imbarcazione, anche 200 metri di catena. Carissimi investitori, come potete osservare, siamo finalmente arrivati alla prua, la parte più poetica di tutta la nave, e questo panorama, questa esperienza è tutta per voi. Bravo, bravo, bravo. Buona, ce l'abbiamo, regia buona. Ora possiamo andare nel sotto coperta. Questa qui è sotto coperta, praticamente l'altra parte magica della barca, perché uno che la vede da sopra pensa che sia solo quello lì, mentre giù c'è tutto il resto. Si apre un mondo. Si svolgono gli eventi. Quando uno dice, vabbè, ma l'imbarcazione, se piove dove la possiamo fare, cosa si fa? Ci mettiamo giù in inverno sia a caldo con i condizionatori sia a fresco con l'aria fredda. Qua invece c'è là ci sono i bagni. Quella è la nostra saletta dell'equipaggio dove ci cambiamo, riposiamo. Bagno dei maschi. Poi se sali delle femmine e camera dell'equipaggio. Poi se saliamo di qua facciamo una piccola eccezione, salite con me. Salve! Se vuoi fare il tuo o i vostri eventi, Veliero Tortuga vi aspetta. Dopo aver ringraziato Luca, ci siamo concessi un ottimo pranzo a bordo con degli antipasti che, dopo aver mangiato quelli, eravamo già tutti pieni, e poi un ottimo primo di pesce. Carissimi investitori, come potete vedere, è arrivato il momento del pranzo a scrocco. La mia ragazza giustamente sta mangiando, quindi mi devo fare le riprese da solo. Poverino!
Finito il pranzo, mentre la nave era ormeggiata e i miei colleghi facevano festa, ho avuto l'onore di chiacchierare con il capitano per fargli qualche domanda. Mi chiamo Antonio Gallo, sono il comandante e l'armatore del veliero Tortuga, veliero storico presente nel Golfo di Napoli, una imbarcazione varata dai cantieri di Ortona sul disegno Perini nel 1993, che ormai è diventata parte della cartolina del Golfo di Napoli. Che cosa definisce un veliero per chi non è esperto di imbarcazioni? Allora, chiaramente veliero presume che abbia una propulsione velica, quindi una propulsione con le vele. Questo nasce come veliero, ma al momento è una motonave, perché abbiamo una portata massima di 120 passeggeri, quindi anche ai fini della sicurezza, camminando con le vele, la barca sbanderebbe parecchio, quindi non sarebbe sicura per questo numero di persone. Ogni tanto si può ancora si potrebbe ancora utilizzare con le vele? O... Le utilizziamo ancora, chiaramente soltanto con l'equipaggio e soltanto vele dimostrative a scopo pubblicitario, per fare propaganda, dimostrazioni di prodotti e quant'altro. Come è finito a fare il capitano di un veliero? Nasco come violinista, quindi il legame musica-mare è un legame atavico che mi lega a questo mondo già dall'età adolescenziale, appassionato di vele e di barche. Un giorno mi chiamarono a suonare su questo veliero e da allora è iniziata la mia carriera, poi innamorato di questo mondo. Bellissimo. Le dimensioni invece di questa imbarcazione? Questa imbarcazione è lunga 40 metri, ha un vaglio massimo di 7 metri e mezzo sarebbe la larghezza e un pescaggio massimo sarebbe punto massimo di profondità che è di 3,50 metri. Posso chiederle invece i costi sulla gestione di un veliero di queste dimensioni? Allora, il costo è molto aleatorio, nel senso dipende molto, prima cosa, dal posto in cui si trova, seconda cosa dalla gestione dell'armatore, nel senso che questo tipo di barca tenuta in maniera diportistica, diciamo così, avrebbe un costo abbastanza elevato. Diportistica, cioè al diportistica nel senso che è tenuta in maniera privata, come utilizzo privato. Una barca di queste dimensioni ti costa almeno il milione all'anno di manutenzione. In maniera navale, dove il dettaglio non è tanto importante, ma è importante la portata passeggeri e chiaramente in primis la funzionalità di tutto ciò che è sicurezza, propulsione e organi di governo, viene fatta direttamente dall'equipaggio. Quindi hai un equipaggio meno di presenza, diciamo così, rispetto al classico yacht da diporto e maglietta bianca e pantaloncino, che però ha delle competenze che non ha lo skipper, tra virgolette. Il nostro equipaggio, che abbiamo 5 persone di equipaggio, sono tutte persone con i certificati di sicurezza, con i certificati di primo soccorso sanitario, recupero uomo in mare, corsi di salvataggio, tutti i corsi previsti dalla normativa ce li hanno. E poi c'è tutto il personale di sala e cucina. Invece quanto può costare? Sicuramente dipende dal porto, però quanto può costare tenere dentro al porto? Una nave del genere in un marina privata dipende molto dal posto. Se parliamo di Mergellina, bisogna calcolare almeno, si fa un calcolo a metro quadrato, per cui si vede lunghezza per larghezza massima e si calcola a metro quadrato. Mergellina ha un costo di 260-270 euro al metro quadrato, quindi calcolato per i 170 metri quadrati della barca, 200 metri quadrati della barca, perché si calcola anche gli angoli morti, si fa facilmente l'applicazione. Andando in porti un pochino più in provincia, tipo il Marina di Stabia, il Marina di Areghi, che sono porti eccellenti per i servizi che offrono, anche come assistenza, però chiaramente è un po' defilato rispetto alla città, il costo scende nettamente. Questo per quanto riguarda, sempre parliamo il diporto, noi siamo traffico passeggeri, quindi cambia un po' la storia. Cioè, se io vincessi alla lotteria, avessi un po' di soldi da spendere e volessi fare il business con le barche, quanto mi costerebbe ad oggi una nave come questa? Diciamo che conta molto il tipo di immatricolazione della nave. Sembra un paradosso, ma noi siamo, credo, l'unico veliero d'Italia immatricolato al traffico passeggeri. Tutti gli altri che lo fanno in maniera un po', diciamo, non proprio lecita, nel senso che la normativa in questo è ancora un po' fumosa, perché prevede tre tipi di attività: il traffico passeggeri, che siamo noi, che è l'attività al pari di aliscafi e traghetti, per capirci, dove, come le dicevo, abbiamo tutte le dotazioni di sicurezza, zattere di salvataggio, rescue boat, crew ed equipaggio addestrato assunto a ruolo, altrimenti la capitaneria non ti dà le spedizioni, che sarebbe la partenza. Seconda opportunità, quella del noleggio, dove io ho un'imbarcazione, che sia nave o imbarcazione, dove io do al noleggio e c'ho lo skipper, ma ho una portata massima di 12 passeggeri. Questo prevede la normativa europea, non italiana. Terza opzione, il catamarano, che può portare 30 passeggeri, ma non può portarla a noleggio, ma la devi portare a locazione. Quindi che cosa vuol dire? Che io do le chiavi al locatore della barca e il locatore privato può portare fino a 30 passeggeri. E questo è la stessa cosa di Caicchi e Company. Allora, che vuol dire? Che a livello di veliero, una barca del genere, il valore intrinseco è il fatto che sia traffico passeggeri. Quindi il costo di un'imbarcazione varia molto dal tipo di immatricolazione, perché si può comprare un Caicco turco,
dove, non ha nessuna certificazione. Però non ci puoi fare... Però non ci puoi fare business. Lo fanno lo stesso, ma voglio dire, non si può fare. Oppure posso comprare una barca, un catamarano, dove si può fare business, ma a locazione, perché il noleggio, ripeto, è sempre 12 passeggeri. Altrimenti devi comprare una nave traffico di passeggeri, della quale non bisogna preoccuparsi tanto dell'acquisto dell'imbarcazione, perché, tra virgolette, è parva materia. Il costo è importante, è la gestione della barca. E quindi questa, per traffico passeggeri, più o meno quanto può costare? Una barca del genere, questa qui che è unica in Italia, ha un valore al momento periziato di 2.200.000 euro, calcolando anche i motori nuovi che abbiamo montato l'anno scorso. Ma il valore intrinseco è ben maggiore, perché chiaramente ha questa potenzialità, certo, oltre chiaramente al nome che ci siamo creati con tanti anni di sudore. Ultima domanda per capire appunto sulla parte di business, all'incirca quanto si può guadagnare affittando la barca per un giorno, per un evento? Una barca del genere, noi differenziamo le tariffe fra Costa di Napoli, Isola e Costiera Amalfitana, personalizzate se parliamo di Sicilia, Sardegna o altre zone d'Italia. Sulla Costa di Napoli abbiamo una tariffa giornaliera di noleggio di 5.000 euro. A differenza della locazione del noleggio classico charter, a noi è incluso di equipaggio, ormeggio in porto previa disponibilità dell'autorità marittima e carburante e assicurazione, chiaramente. Quindi questo è tutto incluso a noi. Di porto invece fa differenza fra imbarcazione, ovviamente skipper, rosses, carburante, pulizia, non è tutto incluso. A proposito di carburante, è vera la diceria che muovere un'imbarcazione nell'acqua appunto è una spesa enorme a livello di carburante? Cioè, per arrivare da, non lo so, per fare un po' di chilometri in mare, quanto bisogna pagare di carburante? Tutto viene dato dal tempo, nel senso che una barca del genere consuma meno di un motoscafo 35 piedi, perché il motoscafo 35 piedi ti viaggia 20 nodi, 25 nodi. Ok. Questa qui ti viaggia 9 nodi di crociera e automaticamente questa consuma intorno ai 60-70 litri a ora. Abbiamo i motori certificati 4.0, quindi abbiamo una tecnologia abbastanza recente, mentre un 35 piedi con due Volvo Penta parli che ti consuma intorno ai 200-250 litri a ora. 60 litri quanto sarebbero in soldi, in euro? Soldi, noi siamo nave da passeggeri, quindi acquistiamo ancora il gasolio SIF con IVA ma SIF, e lo paghiamo intorno a 1,10-1,15 euro al litro, IVATO. Ah, quindi 60 euro all'ora di carburante. Esatto, praticamente. Mentre se prendi il gasolio nazionale parliamo di circa 2,10 euro per il marino. Ok, bene, pensavo di più. Sì. Sarebbe possibile fare un tour dentro la cabina? Siete a casa vostra. Sfigata. Facendo un po' di recap, qui abbiamo il quadro generale della nave, dove vengono comandate un po' tutte le funzioni della nave, quindi dalle luci, tromba, fanali di via, timone e quant'altro. Questo qui è un GPS cartografico, dove ha la funzione radar e interfaccia AIS, che sarebbe questo, sempre strumentazione obbligatoria su questo tipo di navi, che vuol dire Automatic Identification System. Qua riusciamo a vedere i nomi di tutte le navi che si trovano nei paraggi. Ad esempio il catamarano che c'è dietro si chiama Nemo 2 e sta qui. Le altre navi che stanno arrivando, più si scende più si allunga la distanza. Chiaramente questo è il momento in cui lo avvio, si interfaccia anche sul GPS cartografico. Questo qui invece è un GPS dove praticamente io qui riesco a controllare Anchor Watch, nel senso quando do l'ancora io riesco a vedere, mettendo il punto fisso, se la barca ha scarroccio. Eccolo qui, attivandolo mi dà un range di 40 metri, dopodiché mi suona l'allarme. In questo modo qua io riesco a vedere nel momento in cui metto l'ancora se la sto scarrocciando, e questo è un fatto di sicurezza. Scarrocciare sarebbe? La barca sta arando, l'ancora ara sul fondo, e quindi automaticamente rischiamo di andare sulle barche che sono dietro di noi. Questo qui è un ecoscandaglio che ci misura la profondità del mare, chiaramente fondamentale per le barche a vela, perché avendo un pescaggio abbastanza elevato, con l'ecoscandaglio sappiamo quando andiamo in zone, oltre ad avere qui il riconoscimento sul cartografico dove ci sono queste linee che si chiamano batimetriche, che ci danno le profondità del mare. Chiaramente, per esempio, questo punto qua dove sono gli scogli di pietra salata viene indicato, siamo della zona, quindi le conosco bene, ma se avessi problemi che non fossi della zona, già vedo il fondale 5 metri, già diventa rischioso e quindi non posso andare in questa zona qua. Molto figo. Per imparare tutte queste nozioni bisogna prendere la patente navale, no? Questa non è una patente, diciamo che a differenza della patente nautica di porto e vela, noi facciamo dei corsi, nel senso si parte dalla gavetta, nel senso di avere il libretto di navigazione, imbarcare come prima qualifica, che sono mozzo, giovanotto di macchina. Dopo un tot di anni di navigazione puoi fare l'esame per passare a marinaio, che è un esame che viene fatto presso le direzioni marittime in base a quello che è il calendario disposto dalla capitaneria di porto. Si fa questo esame che prevede il tipo di navigazione che hai fatto, vari corsi anche per quanto riguarda i salvataggi, MAMS ad esempio, che sarebbe marittimo autorizzato, ai mezzi di salvataggio, quindi se dobbiamo mettere in acqua le nostre zattere ci vuole il marittimo abilitato. Una volta che hai fatto un tot anni di navigazione come marinaio, fai un altro esame perché hai preso nel frattempo un certificato che si chiama AIMO, che è il
riconosciuto a livello internazionale, che fa affiancamento al comandante come guardia in coperta, e lì già impari alcune cose. Poi fai un ulteriore esame, che puoi fare l'esame di ufficiale, prima allievo ufficiale, poi ufficiale della navigazione, dove sei il secondo rispetto al comandante. Si parte da terzo ufficiale, secondo ufficiale, primo ufficiale, fino ad affiancare sempre il comandante nelle sue mansioni. Una volta che hai fatto un tot di navigazione da primo ufficiale, fai un ulteriore esame e diventi a quel punto comandante. In base alla navigazione che hai fatto, in base ai titoli che hai preso, puoi partire da comandante di stazza inferiore, da capobarca al traffico 100 tonnellate, comandante di nave di stazza fino a 500 GT, 3000 GT e senza limite. Tutta una scalata, insomma. Ringraziato il capitano per la chiacchierata interessantissima, abbiamo fatto un ultimo aperitivo. Dottore, lei nella vita ha scroccato di tutto. Com'è stato scroccare questa esperienza in barca? Allora, io, come sai, da un po' di tempo ti ho ceduto lo scettro, perché per dire, qua c'era open bar e non ho toccato nemmeno, ma neanche una cochina, cioè. È stato molto bello la serata, la gita in mare, è sempre bello, ha sempre piacere. Mi riporta le origini, mi ricorda chi sono. Poi uno si imborghesisce, e invece questo mi riporta le origini, non al gratis. Mai dimenticare chi siamo, mai, entrambi. Mai. Che cosa cazzo state dicendo? Com'è stato scroccare? Noi in realtà abbiamo scroccato anche a te oggi, o sbaglio? Indirettamente sì, ma la mia è stata una... No, non posso dirlo. È sponsorizzato da Yodler e da te. È vero, quindi, è vero. Sì. Mi ero dimenticato, ma è vero. Anche metti in mezzo questa storia. Ragazzi. L'organizzatore. Prossimo anno abbiamo già deciso, prenderemo un castello. Ma quella lì dietro? Capito? Non si può prendere quella lì? La nave, no? No. Solo location d'eccezione, castelli. Castelli. Castelli, poi 2026 Reggio di Caserta. Carissimi investitori, che dire, è stata veramente un'esperienza fantastica. A volte stento a credere a quello che mi porta a fare questo lavoro, appunto. Spero che vi siate divertiti a venire con me su questa barca enorme. Spero che abbiate trovato interessanti tutte queste cosine che io per esempio non conoscevo. È stato molto bello parlare con il capitano, con i membri dell'equipaggio. Se avete apprezzato, lasciate un like, iscrivetevi al canale lasciando la campanellina come al solito per non perdervi i prossimi video che stanno qua.